Aurora, buongiorno, primo giorno di terza. Senta il pulmino, aspetta, vieni qua. Primo giorno di terza. Primo giorno di terza, sei contenta? Sì, ma piove. Vabbè, saluta tutti, in bocca al lupo. Sei pronto per il primo giorno di scuola, amico? L'ultimo anno della materna. Dai, in bocca al lupo, patatì. Zitto. E tu uguale. Eccoci, buongiorno! Avete visto stamattina? È iniziata la scuola, oggi lunedì 28 settembre, da noi è iniziata la scuola. Ci sono stati un po' dei problemini tecnici del tipo che Aurora doveva entrare alle 8 e un quarto, è entrata alle 8 e 20 perché il pulmino del paese accanto ha fatto tardi e se non entravano prima quelli col pulmino loro non potevano entrare, vabbè lasciamo perdere. Comunque, sono stati 10 minuti sotto l'acqua, cioè non si può. E poi invece la materna è una tristezza infinita perché Alessandro addirittura mi ha salutato fuori del cancellone della scuola, mi ha abbracciato appena sceso dalla macchina e poi stavamo andando insieme. Quando si è trovato davanti alla porta, diciamo, dove gli hanno fatto igienizzare le mani, io l'ho salutato, lui si è girato, non sapeva che fa, non sapeva se salutarmi con un abbraccio, un bacetto, pure io non sapeva che fa, e quindi un po' triste, devo dire un po' triste, però vabbè, supereremo anche questa, supereremo anche questa situazione. E niente, adesso vedete che sono tornata a casa, ho fatto anche una passeggiata con i cani, perché ormai quando... Visto che comunque porto i figli a scuola, alla fine ce la faccio insomma a portare io i cani. E niente, ora sistemo un po' casa, sistemo un po' casa vuol dire che faccio il letto che è rimasto, che è quello da Alessandro, metto a posto il divano, sistemo i panni che ho lavato, che mi sa che la lavatrice ha finito nello stendino, levo i panni che sono nello stendino che sono asciutti, li metto a posto, e poi vado a fare un po' di giri perché devo andare a fare la spesa assolutamente, e devo andare a portare in assistenza un computer perché lo devo prestare a un'amica. E basta. Questo primo giorno di scuola è stato estenuante e niente. Dopo quando torno vi faccio vedere quello che ho preso, ovviamente, e vi faccio vedere anche quello che ho preso qua, perché ieri siamo stati a Viterbo, abbiamo fatto un po' di acquisti tra abbigliamento e scarpe e quindi ve li faccio vedere logicamente, perché ho preso delle cose da Piazza Italia. Dopo comunque vi faccio vedere tutto. Adesso sono le 9:30. Fatemi sistemare perché sennò ci metto un'eternità e basta e andiamo. Allora, vi faccio vedere anche la mia agenda dei pasti per pianificare i pasti. Questa qui l'ho presa su Amazon. L'avevo vista da, come si chiama? Da Deborah. Allora, questa è la pianificazione della settimana. Cioè dal 28 al 4 di ottobre. Ci sono stati un po' di cambiamenti perché praticamente mi sono resa conto che c'avevo la pasta sfoglia ancora, quindi farò la torta salata mercoledì. E va bene. Allora, questo è il mio meal plan, diciamo, e questa è la lista della spesa che devo fare. Devo fare solo questa perché alcune cose ce l'ho già. E, tranne il pesce che non comprerò oggi, ma comprerò direttamente venerdì mattina, così lo prendo fresco. E adesso, let's go! Bene, io già sto stanca. Cioè, già sto stanca. Sono
1:15, quasi 1:20, e io ancora devo preparare pranzo perché giustamente, essendoci le entrate scaglionate, non è andata bene l'orario delle entrate scaglionate, non ci sono stati con i tempi, figuratevi all'uscita, cioè siamo andati in ritardo di 1/4 d'ora buono. Quindi mi sa che sta storia o la migliorano un attimo oppure è un disastro. Comunque neanche la spesa ho messa a posto, cioè ho portato la spesa a casa e l'ho lasciata qua e sono riuscita, cioè vabbè. Comunque mo sistemo un po' la spesa a grandi linee. Vi dico un po' la spesa che ho fatto. Aspettate però che vi metto in un'altra posizione perché sennò state. Oh, ok. Allora ho preso le uova. Stavolta sono andata a fare la spesa da mia cognata, che è il gran risparmio qui, quindi non è Lidl, Eurospin e queste cose. Poi ho preso in offerta le Kinder Colazione più per mio marito, pan grattato, peperoni, uva, un secchio di banane, e non c'entriamo più, mi devo pure sbrigare. Poi c'era questo qui, il latte di soia per me, un succo d'ace di scorta e zucchine, o come le chiama un mio amico, le zucchette. Poi ok, pesavo. Allora, qua ho preso pane, poi ho preso due confezioni di Ringo, sia quelli al cioccolato che quelli normali alla vaniglia, per eventuali merende. Poi due confezioni di ricotta Santa Lucia, perché con una ci devo fare la torta rustica e con l'altra lo sformato di zucchine. Poi ho preso quattro confezioni di questi succhi fatti così allungati. Vedete? Sono più lunghi. L'ho prese quattro confezioni per farle portare a scuola Aurora o comunque per portarle per merenda ad Alessandro in giro, perché raga così non mi posso portare il coso grosso. Dicevo, non mi posso portare il succo grande, quindi porto quelle. Poi ho preso sempre in offerta due di queste qui dell'ABC della merenda con la crostatina al cioccolato e il latte cioccolato, sempre per Aurora, perché Alessandro praticamente vogliono solamente frutta. Poi ho preso carote affettato, ho preso due etti di ogni tipologia di affettato esistente, la panna, perché mentre ero lì ho pensato, allora oggi è il primo giorno di scuola, aspetta. Ho pensato, oggi è il primo giorno di scuola, sono stanchissimi, stremati, anche per dargli un premio, facciamo la pasta panna e salsiccia invece che la pasta al tonno, quindi una volta al posto magari della pasta agli olio faremo la pasta al tonno, insomma, mi giostro così, mi sono giostrata così. Quindi ho preso la panna da cucina, ho preso i formaggini mio, perché metti che Alessandro una sera vuole una minestrina col formaggino, ce l'ho. Quella è un bonus, praticamente. Un pacco di farina l'ho presa per eventualmente, se mi mancasse, per fare il dolcino, che voglio fare quel dolcino. Poi burro. Ho preso i broccoli a rosette come scorta di verdura surgelata e la vado a mettere subito perché è un'ora che sta fuori. Ho preso 8 hamburger di carne mista, non di carne di pollo, perché mi piace di più Posso misto. giocare con la Ah, DS? pure fatta male. Posso giocare con la DS un po'? Vado a cucinare, non me ne.
E poi ho preso due tavolette di cioccolato fondente perché mi servono, perché non c'erano, erano finite le goccine di cioccolato. E allora ho detto, ok, prendo questa, le sminuzzo, come in teoria se faceva ai tempi quando non c'erano le gocce di cioccolato. Niente, questa è tutta la spesa. Ora metto a posto, metto sull'acqua per la pasta, per far panna e salsiccia e finalmente mangiamo. Allora, eccoci qua, è un'inquadratura un po' strana effettivamente, pure l'inquadratura mi fa bella grossa più del necessario, spegniamo uomini e donne. Allora, volevo farvi vedere quello che ho preso, così almeno vi fate un'idea nel caso vi servisse qualcosa. Allora, vi faccio vedere subito da Globo le scarpe che abbiamo preso. Allora, Samuele si è preso tre paia di scarpe, noi altri uno a testa. Allora, si è preso un paio di New Balance, così grigie, semplicissime. Gli servivano le scarpe per il lavoro, ma gli servono comode, quindi ha optato per le scarpe da ginnastica e l'ha pagate 62,90 euro. Poi si è preso un paio di Adidas classiche, quelle bianche con le righe laterali nere, che si è già messo al piede, però non mi ricordo quanto l'ha pagate. Aspettate. L'ha pagate 62,90 euro. Poi ha preso. Dove stanno? Eccole. Se fate caso, ma non era cioè, non era preparata sta cosa, quindi vedrete un po' di casino e sentirete un po' di... Allora, della On Spirit ha preso un paio di stivaletti, sempre lui ovviamente, ha preso un paio di stivaletti, questi qui classici, insomma, per avere una scarpa, diciamo, un po' più elegante, tra virgolette, da usare soprattutto quando piove, perché effettivamente le scarpe da ginnastica quando piove non... Sto un po' così. Poi, allora, passiamo a me. Vi faccio vedere subito quello che ho preso io. Io ho preso un paio di Nike, pagate 44,90 euro, e sono queste. Sono queste qua. Sono bellissime, mi piacciono tantissimo. Hanno il sotto rosa, rosa chiaro tipo rosa baby, e anche il dentro sono fatte in questo modo. A me piace tantissimo, non mi piacciono le scarpe sportive sportive, preferisco delle scarpe del genere, e invece che prendere anche io le Adidas ho voluto prendere queste perché mi piacciono di più, sono sincera. Avevano i colori più femminili, diciamo, più colori che piacciono a me, lo stile che piace a me. E, insomma, così. E niente, ovviamente bianche perché io odio le scarpe nere. E poi passiamo ai bimbi. Allora, anche Alessandro ha preso la versione versione bambino delle scarpe che ha preso mio marito, ovvero queste, le classiche Adidas, fatte in questo modo, con lo strap perché lui non sa fare i nodi ancora, con i lacci, e queste 31,90 euro. Invece Aurora ha preso un paio di Skechers Lady Light, queste qui, pagate 69 euro, perché la signorina, portando il 36, cioè, usa le scarpe da adulto, e ovviamente le scarpe da adulto rispetto a quelle da bambino costano di più, e ha voluto prendere queste nere, ovviamente al contrario di me, nere con questa parte brillantinata, e anche qui sopra è praticamente fatto tipo leopardato, ecco qui si vede, tipo leopardato sui toni del bronzo. Sì, riprende un po' i colori del bronzo, e questa tipologia qui ce l'avevo anch'io,
proprio questo modello qua, solamente con le righe, non era leopardato, ma era il bianco, diciamo, però era lo stesso identico modello che però ho buttato, ma mi sono durate tantissimo. Poi per lei preferisco le Skechers, perché andando comunque a pattinaggio, andando a scuola ginnastica, facendo ginnastica, diciamo, queste attutiscono un pochino di più i salti, eccetera, quindi le ho voluto prendere queste qui. L'alternativa era bianca, l'ha voluta nera in questo modo, ecco che mi casca tutto. Comunque belle anche queste. E niente, ok, ho parlato pure troppo di un paio di scarpe. Allora, queste erano le scarpe, adesso passiamo a Piazza Italia. Allora, da Piazza Italia abbiamo speso 300 euro, ragazzi, però abbiamo speso 300 euro per il semplice fatto che Samuele ha preso due giacchetti e già quello ha fatto lievitare il prezzo. Comunque, ho preso cose che mi servivano e ho preso soprattutto cose, diciamo, più carine per uscire, ecco, perché le cose da battaglia per scuola già le avevo prese da Chiappi. Allora, Alessandro ha voluto la maglietta di Pac-Man. L'ha vista, mi è venuto a cercare, l'ha vista nel reparto bambini, mi è venuto a cercare nel reparto donna perché mi voleva far vedere sta benedetta maglietta di Pac-Man e gliel'ho presa. Questa costava 7,95 euro. Però mi piaceva, poi è fatta tipo tessuto, vedete? È fatta tipo tessuto, non è stampata sopra. Vabbè, e questa è una. Poi Aurora, ovviamente, da principessa che è, ha visto questa e l'ha voluta e gliel'ho presa perché a me piace tantissimo, mi piace tantissimo metterle queste cose. So che sembra una bambolina, però a me piace, ragazzi, io voglio farla essere una principessa a tutti i costi. 14,95 euro questa qua, mi piaceva tantissimo. Poi ad entrambi ho preso un cappellino. Questi venivano, se non ricordo male, venivano uguale? No, allora 7,95 euro quello delle LOL, 5,95 euro quello degli Avenger. Allora, questo mi piaceva tantissimo per Alessandro perché ha praticamente la scritta Marvel, però con la di Capitan America, insomma, mi piaceva molto, 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 molto. E poi invece Aurora le ho preso questo qui delle LOL perché era, sinceramente c'era solo quello delle LOL. Questo era l'ultimo con tutte le LOL, con tante LOL, se no c'era rosa con una LOL sopra, ma lei mi piaceva e ha voluto questo qua. Ovviamente siamo in fissa tra me contro te LOL. Così la gonna ha perso i brillantini, ve lo dico già da adesso. Poi, sempre Alessandro, gli ho preso questo paio di pantaloni qua, mi piacevano tantissimo. Penso che si dicano cargo, pantaloni cargo, vabbè, sono con l'elastico e con questo in vita, il che è molto molto comodo. 14,95 euro in grigio, così gliel'ho presi proprio per uscire. Poi Aurora, ovviamente, pantalone fashion con la jeans fashion con la riga qui fatta in glitter. Questo 19,95 euro, semplicissimo jeans nero skinny. Ve li sto facendo vedere perché dopo li lavo, cioè il zucco è tutto qui. Poi le ho preso due pantaloni della tuta che erano in offerta, cioè in offerta, era quelli lì con che ne prendi due e paghi, insomma, a prezzo speciale 16,95 euro, due pantaloni, uno classico nero e uno invece che era quello che mi piaceva di più, che è fatto in questo modo, con questa fantasia che sembra un po' un leopardato, sì. Un leopardato però su base rosa,
è una base rosa chiara e gliel'ho presi anche per magari uscire un giorno che magari piove, eccetera. Le metto quello invece di metterli in jeans e poi ho preso due classici leggings. Questi li ho presi come come cosa, come alternativa a quelli da palestra che ho di là già pagati 4,95 euro. Questi classico leggings grigio e gliel'ho preso anche nero della stessa 4,95 euro. Sì, stesso, era nello stesso stand praticamente. E gliel'ho presi così. Poi, altra busta, allora vi faccio vedere queste sono due felpe che erano praticamente il sopra dei pantaloni che ho preso ad Aurora. Allora, questa è la felpa della parte rosa, che ovviamente io non farò rosa e nero, cioè misto, mischio ogni cosa perché mi piace, cioè non è che per forza di cose questa deve andare col pantalone rosa. Comunque questa è la versione rosa, anche questa leopardata zebrata, e poi invece la versione nera che ha anche il cappuccio, questa qui nera, cioè ha questa scritta argento e bianco, perché questa parte non so se la vedete ma è argentata. Sì, ok, qui si vede, ecco qua. E mi piaceva tantissimo. Allora, a me piace molto vestire di nero mia figlia perché mi piace, quindi non mi dite cose tipo "Dio, la vesti di nero?" Sì, perché mi piace, tutto qua. Poi, allora, vi ripeto, Samuele ha comprato due giacchetti di cui uno ce l'ha addosso, quindi non ve lo posso far vedere, forse ve lo farò vedere stasera se mi ricordo. Poi ha preso questo qua di no, similpelle, è praticamente fintissima pelle, 29,95 euro, carino. L'ha preso perché quell'altro gli si è rotto, quello che c'aveva addosso, e un altro, la cerniera pure si è rotta, un casino, poi si è pure un po' rovinato, quindi ha preso e l'ha comprato direttamente nuovo per il prezzo che aveva, fatto bene. E poi ha preso due pantaloni, penso entrambi allo stesso prezzo, sì, entrambi stesso prezzo e stesso modello, 15,95 euro, pantaloni per andare al lavoro, perché il signorino ha fatto dei pantaloni classici, per andare al lavoro, perché il signorino ieri mattina ha fatto il cambio di stagione e ha buttato dei pantaloni che non gli stavano più, si è ritrovato praticamente con tre pantaloni, perché è passato dalla 50 alla 52, aumentiamo ancora. Quindi questo è il secondo, a me piace tantissimo questo colore e mi sarebbe piaciuto anche un colore sul mattone che io avevo trovato da Carabetta tempo fa quando sono andata, ma purtroppo non c'era la sua taglia, quindi non gliel'ho potuto prendere, però erano veramente fighi, molto eleganti, però niente, c'erano, c'era solo sto Havana qui, sto beige qua, ok. Poi volevo farvi vedere altre due cosette. Allora, da AliExpress ho ordinato diverse cose, tra cui, che mi stanno ancora arrivando ovviamente con molta 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 calma, tranne questo che mi è arrivato subito, infatti dico boh, vabbè. Allora, è un portagioie con questa fantasia qua, il colore è un avorio, boh, non so come. Mi sa avorio? Non ve lo so dire il colore, aiutatemi, che non mi ricordo, cioè non mi ricordo come si chiama questo colore. Comunque si apre da qui, ok? Si apre da qui, ha due cassettini, di cui uno c'ha anche il divisorio dentro. Qui c'è, mi hanno mandato, vabbè, due laccetti per i capelli e la chiusura la chiavetta di questa chiusura. Sopra ha tutti questi scomparti qua per gli anelli belli larghi. E poi mi piaceva perché di lato si apre e ci sono altri due scomparti per magari eventuali collane lunghe, bracciali, eccetera. Mi piaceva molto, l'ho preso perché praticamente ho il portagioie mio che è troppo piccino, è proprio un cubetto di carpisa che c'avevo ai tempi dei tempi e niente, poi ho tutte cose ammucchiate, ma ho bisogno di una cosa che faccia, diciamo, più spazio, quindi ho preso questo qua. Mi pare che l'ho pagato sulle 10 euro, ma non sono sicura. E poi mi sono arrivate proprio da poco un paio di cose di Stenom. Allora, ho preso, ecco qua, allora,
Ho preso innanzitutto questo che è il lucidacciaio praticamente, l'avevo finito quindi l'ho ripreso, non mi ricordo i prezzi però perché comunque sono i prezzi della campagna vecchia, e adesso è arrivato il... mi hanno mandato anche questo che è il catalogo nuovo che partirà da domani, dal 29, quindi questo è il catalogo nuovo, comunque lo trovate sul sito di Stenom, poi eventualmente per fare ordini eccetera potete anche chiedere a me e vi risolverò tutti i problemi, tutti i dubbi e le incertezze. Allora ho preso un paio di cose, allora ho preso, innanzitutto c'erano in promozione i deodoranti, io mi trovo benissimo con questi due deodoranti perché sono roll-on. E quando praticamente mi depilo le ascelle con rasoio, praticamente poi passo questo e non mi brucia. Quindi ottimi, l'ho presi due perché tanto io e Samuele usiamo lo stesso. Poi ho preso due, mamma mia quanto sono piccoli, pensavo che erano più grandi. Pensavo che erano più grandi, ma guarda quanto sono piccole. No, tristezza infinita. Vabbè, ho preso uno scrub e una maschera gel idratante. Allora, questo è lo scrub, è un gommage per il viso e questa invece è la maschera idratante in gel. Mi trovo benissimo con il gel detergente per lavarmi il viso di questa linea qui, Hydra Splash, e ho voluto prendere anche la maschera, vediamo un po'. E niente, solamente che pensavo che erano più grandi, che delusione. Sono piccine, lo vedi che sono piccole? Io pensavo che erano più grosse. Dici, ma che me frega a me. Vabbè. Poi che altro ho preso? Non mi ricordo più. Ah, ho preso una cosa che era in promozione, ma che troverete sul catalogo nuovo. Ho preso un correttore in tonalità soft beige. Eccolo qua, e dovrebbe essere un po' come quello di Maybelline, quello con il, eccolo qua infatti, con la spugnettina che io non trovo più, e visto che l'ho trovato sul catalogo come promozione, diciamo, per questo nuovo catalogo, in questo catalogo qui lo trovate, eh. Mi piaceva tantissimo l'idea di riavere la spugnettina così, quindi l'ho preso. Poi è carino anche il pack, molto molto carino. E niente, tutto qua. Adesso io leverò tutte le etichette e metterò tutto quanto a lavare perché bisogna lavare tutto. Io lavo sempre tutto quanto prima di metterla addosso. E niente, e vado a vedere che fine ha fatto Aurora con i compiti, che già non ci siamo, ragazzi, non ci siamo. Qui stiamo a fare i compiti in macchina, aspettando Ale che sta facendo calcetto. Allora, buonasera. Potete notare dai miei occhi che sono particolarmente neri perché sono stanchissima, sono le 7:30 e noi siamo tornati da poco e fatta la doccia, Lucky, fatta la doccia e tutto, cioè gli è piaciuto tantissimo calcetto, eh. È il suo sport proprio, ma si vede che è il suo sport. So anni, so almeno 2 anni che lui mi chiede di calcetto. Il discorso è che portare avanti due attività sportive per tutti e due figli è un po' complicatino a livello di spese, però ci proviamo, dai. Cerchiamo di andare avanti un pochino. Allora, volevo provare questi due che vi ho fatto vedere prima, li volevo provare con voi, così vediamo un attimo quello che sono. Allora, niente, qui c'è sul viso pulito e bagnato. Allora, adesso ci sciacquiamo il viso. Insomma, niente, gli è piaciuto. Ora, domani mattina, devo arrivare al Decathlon a
a comprargli le scarpe e almeno un paio di pantaloncini, perché erano tutti in pantaloncini, lui era l'unico con pantaloni lunghi e una maglietta a maniche corte di quelle tecniche da calcio, e poi acquisterò, ordinerò il kit della polisportiva, che tra parentesi è in, come si dice, è in collaborazione, sì, è in collaborazione con la Lazio, ragazzi. Cioè, da una che è romanista da quando è nata e che Erfio ha comprato mi fio ho comprato ieri il pallone della Roma da Globo 24 euro, figuratevi se io gli faccio lo faccio vestito da laziale, ragazzi, non è possibile, è proprio una cosa che va fuori oltre i propri confini. Vabbè, mi sciacquo e poi continuiamo a parlare, perché mi sembra una cosa indecente parlarvi così, eh. Io a fare, sono piena di impurità perché mangio che faccio schifo. Va bene, applicare uno strato spesso su tutto il viso, vedere il contorno, lasciare in posa e poi rimuovere con un dischetto di cotone o sciacquare. Ok, va bene, proviamo. Bella, fresca, gellosa, sì, a me mi piacciono così. Vi dirò, la sensazione è di freschezza. Di freschezza. Io ho due maschere fondamentalmente per il viso. Questa qui che sto provando adesso e poi ho questa qui dell'Avon, della linea Inu, che è una maschera dorata. Immaginate perché l'ho comprata. È una maschera peel-off dorata, che serve praticamente a dare luminosità al viso e effettivamente luminosità al viso la dà. Però mi serviva una maschera che desse idratazione perché la mia pelle sta poverina, cioè piena di imperfezioni, cose e niente. L'argilla, comunque quelle argillose, quelle che sono proprio per le pelli secche, per le pelli grasse, scusate. Non la posso usare perché io non ho una pelle grassa, anzi tutt'altro. Quindi ho una pelle normale tendente al secco. E se metto quello, addio, cioè proprio carta pecora. Invece per come creme, ancora sto finendo questa per la notte che vi avevo fatto vedere, mi sa. E adesso sto utilizzando come crema giorno questa qui, sempre di Cutis, la Lift Parfait, che è praticamente una crema lifting. Raga, sono tre fregnacce secondo me. Però vabbè, uno ci prova. Comunque mi serviva una crema viso e ho preso questa perché non l'avevo provata e ho detto vabbè, proviamola. E niente, quindi tutto qua. Adesso aspetto, mamma mia, mi si sta ghiacciando la faccia. Sento la faccia proprio ghiaccia. Oddio. Sento praticamente la faccia ghiaccissima, raga. Ghiaccissima. Va bene. E niente. Ci vediamo dopo, che tanto voglio dire questo è. Ci vediamo dopo che vi faccio vedere la nostra cenetta e vi salutiamo tutti quanti insieme. Così chiediamo pure, vi faccio sentire pure Ale cosa pensa di calcetto, se gli piace, eccetera. Ecco qua il cuoco alle prese. Dammi l'hamburger, no? Ora non si è sciolto Ma si ancora. scioglie, è caldo l'hamburger, sta preoccupa, butta dentro. Ecco qua, questo è il mio. Adesso ci mettiamo cipolletta. La cipolletta andrebbe scotta. Guardate come mi sono fatta le mani per la cipolla. Cioè, pietà, pietà e misericordia. Ale, com'era calcetto? Bello? Bello? No, messo il caso. È finito. Era bello calcetto? Ma adesso mi sta mettendo in forze. Ti stai mettendo in forze con il panino? Tu? Buono? Non mi piace. Ok. Bene. Lei cosa dice? Che devo dire? Che ho finito il cheddar io. Ma io ho risolto. Allora non hai capito. Ma
Vabbè, io vado a mangiare, quindi buonasera a tutti, è stato un piacere. Ciao, saluta di buonanotte. Buonanotte.